anche vuoi dare soddisfazione a chi ti sta intorno, che magari quando stai gareggiando non può fare nulla, ha già lavorato tanto prima, e tu invece hai la responsabilità anche di queste persone. È bello vedere in loro, anche dopo un grande risultato, la voglia di ricominciare da domani. E io non aspettavo altro e ho ricominciato. Veniamo al presente, purtroppo ancora il futuro, poi c'è ancora fatto. Allora, tu Tania avevi dichiarato che i tuoi tre desideri erano finire la carriera in bellezza a Rio, ci siamo, sposati, ci siamo, e una vita sana. A questo punto diciamo che siamo in perfetta linea, no, rispetto al programma. Sì, per adesso sì. Però adesso che non ti alleni più, com'è la vita tutti i giorni senza allenamento, senza... come dire, l'idea quotidiana di svegliarsi, di mangiare certe cose, di fare, cioè di avere una vita molto schematizzata, e invece adesso ti alzi, cosa fai? Accendi la TV, non lo so. Ma no, adesso Netflix, vabbè, c'è una causa, quindi diciamo ho già un progetto, però i primi mesi che ho smesso, la cosa che mi mancava di più era proprio svegliarmi la mattina e non avere un obiettivo ben preciso, oppure non sapere esattamente cosa avrei fatto tra 6 mesi, un anno, perché tu vivevi in base ai 4 anni, no? Quindi avevi tutto il programma dettagliato. E quello da una parte mi mancava, dall'altra però ho detto vabbè, ho l'occasione di vivere un po' la giornata. E è stato, cioè, comunque per fortuna ho avuto sempre tanto da fare, magari in altre, sempre nell'ambito dello sport, però non allenandomi, quindi girando comunque, e quello ti aiuta, se di colpo dovevo stare a casa non avere niente da fare, penso sarei impazzita, perché già solo l'idea mi preoccupa.